Nel favoloso mondo di Vernini, tra l'altro Verdini elevato a padre costituente da Renzi, non so se sapete che Verdini, che scrive le riforme costituzionali, è sotto processo per svariati processi, tra cui uno anche per corruzione rispetto alla P3. La P3 è questa organizzazione sovversiva, eversiva, accusata appunto di voler condizionare gli organi costituzionali dello Stato. Una cosa straordinaria, uno che sta in un processo del genere diventa padre costituente. Comunque, in questo favoloso mondo che frequenta Renzi ci sono le slide, l'Italia va bene, tutto sta migliorando, tutte le nostre riforme ce le invidia il mondo intero, il Jobs Act, la buona scuola, il salvataggio delle banche, l'Italicum, eppure contemporaneamente il Presidente del Consiglio dice ma la Costituzione va cambiata altrimenti torneremo indietro di 30 anni, c'è una roba se ci pensate straordinaria, nello stesso discorso dice superiamo la Costituzione perché non ci fa lavorare di fatto, però dice che negli ultimi anni mai nessun governo aveva fatto tutto quel che ha fatto Renzi. Comunque, un conto è il mondo appunto di Verdini, di Renzi e delle sue slide. Nel mondo reale, io mi arrabbio per questo, è uscito il rapporto Caritas sulla povertà, sono cose che sappiamo e chi gira l'Italia le sa purtroppo, ma è uscito il rapporto che dimostra che per la prima volta nella nostra storia, al sud, gli italiani che si rivolgono appunto a centri Caritas supera il numero degli stranieri. Il 66,6% al sud sono italiani, tra l'altro l'età media 44 anni, esattamente quell'età che vive dei drammi incredibili per la mancanza appunto di lavoro ed è soprattutto su di loro che avrebbe impatto il reddito di cittadinanza, che è una manovra economica, dobbiamo metterci in testa che è il reddito ad essere un diritto umano perché ti consente di stare dentro ai margini della società appunto a rivolgerti ai centri Caritas che grazie a Dio ci sono, ma ci rendiamo conto che al sud il numero di italiani ha superato addirittura il numero degli stranieri e secondo voi il reddito di cittadinanza non passa in Parlamento perché Camera e Senato sono lente? Vi prego, usciamo da questo, diciamo, da questa follia collettiva che la pensano purtroppo alcuni italiani presi in giro dal sistema. Non è così, le leggi se le vogliono far passare, quelle leggi che servono appunto a magari al grande, alla grande Europa centrale, alle grandi banche, alle compagnie assicurative, come per esempio la legge Fornero, state tranquilli che passano e sono passati in pochissimi giorni. Le leggi che consentirebbero di affrontare, aggredire anche il dramma del voto di scambio, sul quale tra l'altro basano la carriera politica tanti politici, come il reddito di cittadinanza, non passano perché dicono che è colpa del bicameralismo perfetto. Ecco, esiste un mondo reale, che purtroppo è questo, dove gli italiani vivono tanti drammi, e il mondo appunto di Verdini, dove il Presidente del Consiglio prende e tira fuori le sue slide, e tra l'altro ormai la TV, pure se ce l'hai spenta, si accende da sola, compare Renzi con le slide. Ora, scegliete voi da che parte stare, noi non molleremo.